Mancano 7 giorni alla possibile, probabile uscita definitiva da questa clinica. Quindi meno 7, meno 6, meno 5, buongiorno, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Vai, dimmi azione. Azione. Ciao a tutti ragazzi, oggi è l'ultimo giorno di clinica, non si sentirà niente, calcola, perché è lontano. È probabile. Aspetta. È l'ultimo giorno di clinica, sono molto emozionata perché domani finalmente uscirò di qua e quindi che dire? Mi sono preso un gelato così per festeggiare. No, non è vero, perché avevo fame, quindi mi sono preso il gelato. Come ti senti dalla prospettiva di uscire? Allora, mi sento bene, sono felice, però ho anche molta ansia, perché comunque poi mi dovrò riadattare fuori alla vita di tutti i giorni, e quindi quello sicuramente mi porta un po' d'ansia, però tutto sommato sto bene, sono felice, non vedo l'ora di uscire, perché sento che il percorso qua, insomma, è finito, quindi ci sta. Qual è il tuo primo atto che farai da donna libera? Si torna a casa. Finito di preparare la valigia, adesso mi manca solo di togliere tipo l'asciugamano che sta in bagno, però quello lo faccio all'ultimo. Sto per tornare a casa, sono contenta. C'ho una valigia e altre buste di vestiti perché si sono accumulati da un mese, io da un mese che sto fuori casa, quindi tra ospedali, clinica, insomma. È stato un bel percorso, sono contenta, sia del percorso sia di tornare a casa. Lo sto aspettando che arrivi mio padre, così mi prende e usciamo. L'attesa è snervante. È tutto pronto, devo solo portare fuori le cose, sono 1000 buste perché non basta, qua c'è la pianta, non bastava una valigia per tutte le cose che ho. Finalmente è arrivato questo giorno, sto tornando a casa. Faccio i selfie. Ciao ragazzi, sto in macchina e finalmente sono uscita dalla clinica e mo torneremo a casa. Sono già stanca. Calcolate che da quando sono uscita ho il pensiero ossessivo di aver scordato qualcosa. Terribile. Non lo auguro a nessuno. Non ci devo ancora parlare.
Ciao ragazzi, sto a casa, questa è la mia stanza. Mi stendo tipo sul letto orizzontale e mi rilasso un po'. E poi sistemo tutte le cose. Cioè, forse prima sistemo le cose e poi mi sdraio. Non lo so, devo vedere. Ciao. Adesso sto disfacendo, disfacendo, vabbè, la valigia. E niente, poi c'è un botto di buste anche qua, tutte le buste di cose, devo sistemare tutto. Poi penso che mi farò una bella doccia e poi mi metterò nel letto. Ciao. Ciao ragazzi, qua tutto bene, sto finendo di sistemare le cose, ora sto sistemando le cose del bagno, quindi sto rimettendo a posto tutti gli spazzolini, i dentifrici, robe simili, eccetera. E una stanchezza incredibile perché ovviamente sto ritirando fuori tutto quanto e quindi ci sono tutti i ricordi di quello che è stato questo mese passato fuori casa, in ospedali, in clinica, insomma, è tanto, tante cose sono successe, sento intenso emotivamente, però mo sto andando avanti, questo è il mio bagno, fantastico, mi sono girata velocissimo, cioè sarei potuta tipo cadere ammazzata, invece no, invece il buon Dio ha voluto che io facessi questo giro senza cadere, grazie. Spero non cadere, ho detto non cadere, cioè non avete idea, io ho parlato per mezz'ora e mi sono resa conto soltanto dopo che non stavo registrando. Oh, perché cavolo? Cerchiamo di mantenere un atteggiamento calmo e rilassato. Quindi, quello che ho appena fatto, cioè è da mezz'ora che sto facendo, è riempire questa bottiglietta con questo colluttorio. Questo perché lo faccio? Perché praticamente questa io me la posso portare ovunque, è molto più semplice, senza io mi porto dietro il bottiglione di colluttorio. Vabbè, in poche parole adesso sto sistemando tutte le cose del bagno e a posto, siccome sono tornata a casa e non ha senso che ho la borsa delle cose del bagno, insomma. E questo. Questo qua praticamente è un deodorante che mi porto in giro perché se dovessi puzzare mentre sto nella metro, per farvi capire, io ho questo, anziché portarmi il deodorante gigantesco spray, ok? Ho questo qui roll-on, tipo, va bene? E quindi mi sono incavolata, adesso sono incavolatissima. Poi, stavo dicendo prima che, appunto, prima di accorgermi che stavo parlando col muro perché non avevo neanche acceso il video. Ah, che capelli! Ok, prima di questo stavo dicendo appunto che devo fare una lista gigantesca di cose che devo comprare perché praticamente mi sono resa conto che vorrei avere un sacco di cose ma non ce le ho. Questo delle salviettine le mettiamo nel secondo cassetto che mo non vi faccio vedere perché non è che io so, cioè non posso farvi vedere tutta la casa, cioè proprio, cioè non, come si fa, vabbè. Chiudiamo questa porta che non siamo al Colosseo, per favore, grazie. Dicevo, mi sono resa conto di quest'altra cosa, che praticamente io ho una quantità, sì io, in casa ci sta una quantità industriale di saponi intimi, cioè neanche fossimo in 200 in casa, fa molto ridere, ok. E quindi adesso, questa è una crema a viso, questo è il detergente viso, che li mettiamo appassionatamente tutti insieme nel primo cassetto. Questo è un dentifricio quasi finito, vabbè, lo finiamo, ecco, non è che le cose stanno quasi per finire e le buttiamo, altrimenti veramente stiamo a spendere i soldi, cioè questo è quasi finito però lo finiamo, ok? Va bene. Dicevo, ok, poi questo è Geldis, è praticamente un sapone per il mio apparecchio, questo qua, il mio allineatore trasparente, che praticamente, non so se l'ho detto in qualche video, ma io ho portato l'apparecchio fisso per 2 anni e mezzo. Dopodiché la mia dentista mi ha dato appunto questo apparecchio trasparente per tenere i denti dritti, insomma. Allora, questo è uno shampoo, ma è finito.
Infatti io stavo lì tipo a lavarmi i capelli con sto shampoo, dopo un po' è finito, ho cacciato una parolaccia enorme proprio, perché mi dà fastidio quando le cose finiscono. Sai che faccio? Cambio tutti gli spazzolini, cioè cambio proprio tutto, la vita proprio cambio, basta, mi sono rotta le scatole. Questa è la borsa del bagno finalmente vuota e adesso mandiamola a quel paese insieme. Vaffanculo. Si vede che sono arrabbiata? Sto sentendo solo un po' di rabbia, no? Veramente una parolaccia, però dopo aver spento il video dico una parolaccia, perché non mi sembra carino dire una parolaccia su YouTube, dai. Ok ragazzi, abbiamo pranzato, ho finito di sistemare le cose, diciamo, della valigia più o meno. Abbiamo pranzato, io mi sono fatta la doccia, adesso sto facendo un po' di skincare che mi mancava. Va bene, sono molto contenta di stare a casa e sono molto stanca, quindi adesso... Perché ho l'occhio così? Dicevo, adesso mi preparo tutta, mi metto tutta, diciamo, mi asciugo i capelli, faccio tutte le cose e poi mi riposo un po'. Finalmente posso fare la skincare fatta bene. Vediamo come reagisce la mia fantastica pelle meravigliosa a questa fantastica skincare. Spero bene. Ciao a tutti, ho finito la skincare, ho messo fantasticamente tutti i prodotti che mi interessavano, adesso mi sono pettinata i capelli e ora ci mettiamo un balsamo che ve lo faccio vedere. Questo fantastico balsamo ci piace da matti perché diciamo non è troppo pesante perché io se mi metto un balsamo pesante, diciamo, i miei capelli lo risputano fuori. Tra l'altro io nella doccia, cioè quando mi faccio la doccia, non mi metto mai il balsamo quello in doccia perché quello è troppo pesante. Sunsilk, Sunsilk, Scintille di luce. Glossy spray, brillantezza istantanea. Per capelli spenti e crespi. Con olio di jojoba. Provitamina B5 e collagene. Active Fusion. Ragazzi, è mitico. Dopo aver messo il fantastico balsamo, ora io mi asciugo i capelli e quindi ci vediamo tra poco. Adesso mi riposo un po' in camera mia. Non c'ho voglia di fare niente. Però ho tante cose da fare. Ho da andare, cioè devo andare in tanti fantastici posti, ragazzi, ok? Ciao. Ora sto praticamente creando un quadernone gigante con, diciamo, tutte le mie storie, scalette, cose del genere. Allora, qua ci stanno degli adesivi molto carini e pensavo di abbellirlo con un po' di adesivi. Qui c'è anche, ci sono anche delle etichette, quindi scriviamo subito sull'etichetta quello che è. Io scrivo in generale fumetti. Un po' di luce. Un'altra etichetta con scritto romanzi. Fumetti. È fatto così, da questa parte, cioè qua è giallo, no? Dalla parte del giallo metterò tutte le scalette per le storie a fumetto, mentre dalla parte del blu metterò tutte le scalette per le storie, quelle che diventeranno un romanzo effettivamente. Quindi, benissimo. Adesso ci mettiamo degli adesivi per abbellirlo, perché altrimenti mi viene tipo la tristezza. E vediamo questi adesivi quanto sono belli. Guardate quanti sono e quanto sono belli, ragazzi, io non ci posso credere. Perché non riesco a fingere di essere divertita? Guardate YouTube. Ok. Cioè non riesco a fare la voce divertita, cioè la voce contenta, ma perché? Ok, mi sono vestita e adesso andiamo a fare la spesa.
E sono arrabbiatissima, ma non so con chi, non so per quale motivo, non riesco a capirlo, però sono proprio... C'ho la crisi del secolo. Sto malissimo. E che dire, questo ritorno a casa, molto interessante, molto... un po' osé. Me ne vado. Ciao. Alla fine siamo andati a fare la spesa e non ho ripreso niente perché mi rodeva tantissimo. Però. Sì, gatto. Oh Gesù! Ciao, buongiorno. Ecco, vuoi dire qualcosa? Boh. Ha visto qualcosa. Che ansia. Hai visto un fantasma? Un fantasma hai visto, amore? Ok. E stavo dicendo, adesso invece sto un po' meglio, cioè mentre stavamo facendo la spesa mi sono un po', diciamo, sono stata un po' meglio e adesso... Che c'è, amore? Che cosa c'è? Vuoi fare un salto? Brava, amore, sì. E adesso mi mangio un muffin con la Nutella, così, giusto perché ci piace mangiare healthy. Come si fa a sorridere? Oddio, non mi ricordo più come si fa a sorridere. Che buono, so good, ragazzi. No, vabbè. Il profumo è so good. Buono, eh? È molto buono, ma io provo un senso di disgusto per le cose buone. Cioè, le cose buone, secondo me, cioè, non riesco proprio a mangiarle. Le cose buone. Cioè, io un tempo, se c'avevo gli occhiali, oppure se non ce li avevo, vedevo comunque, più o meno. È ovvio che con gli occhiali vedessi meglio, però anche senza occhiali vedevo lo stesso. Ecco, adesso, invece, se io mi tolgo gli occhiali... Cioè, vedo tutto sfocatissimo. Cioè, la mia vista secondo me è peggiorata tantissimo. Però l'importante è che alla fine ci vediamo. Cioè, senza occhiali un po' meno, ma con gli occhiali almeno abbiamo una visione eccezionale di questo mondo fantastico, ragazzi. Sto già in ansia perché sto pensando a io che dovrò montare 752 clip di 3-4 minuti ciascuna. Allora, ragazzi, guardate che cosa mangiamo. Cioè, mangio solo io. Questi dolcetti fantastici che mi sono stati portati. Oh, c'è un moscerino! No, Con no! quanta delicatezza, Gaia. Ciao ragazzi. Mi viene da ridere, ma non posso ridere. E infine mi faccio una fantastica. Mi sono fatta una fantastica maschera detox che sta agendo su tutto il viso. Tra 15 minuti la posso rimuovere. Quindi diciamo che questa giornata è stata un po' piena di alti e bassi, perché praticamente sono stata molto stanca e molto, anche molto giù per buona parte del giorno. Però poi è venuta la persona a trovarmi, insomma, mi ha fatto una sorpresa, ha portato dei dolci, delle tortine carinissime, e quindi alla fine tutto sommato è andata bene come cosa. Domani ho una visita con lo psichiatra e diciamo che il video si conclude qua. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ragazzi. E ve lo consiglio fortemente questa cosa. E se non vi è piaciuto, ovviamente no. Commentate e mettetemi anche i commenti negativi, che poi li raccolgo tutti e ci faccio un video, quindi grazie.
Ci vediamo in un altro fantastico video. Ciao a tutti. Scusate se faccio così paura, però non è colpa mia, è colpa della maschera. Ciao. Scusate, questo è importante da sapere, che è da un mese che non dormo nel mio letto ed è bellissimo. È proprio bellissimo essere tornati qua. Io amo il mio letto. Oddio. Grazie. Buonanotte.